Bene, benvenuto a tutti, grazie per questa diretta e volevamo spiegare un attimo questo webinar che abbiamo creato insieme al dottor Benedetti, ma prima di tutto ci preme ringraziare i relatori per la loro disponibilità che tra l'altro hanno dato a titolo gratuito e per l'impegno personale e professionale di aiuto all'infanzia e direi anche alle famiglie. Quindi, questo è un grande onore per noi. Vorrei spiegare un attimo cos'è il gruppo Giade. Si tratta di un gruppo che si è formato in maniera quasi automatica, seguendo un po' il dottor Benedetti, siamo un gruppo di genitori. Giade è acronimo e vuol dire infatti genitori per un'informazione alternativa alle difficoltà evolutive. Ecco quindi che noi siamo quindi dei genitori con dei figli che hanno delle difficoltà evolutive diverse e che confrontandosi poi hanno trovato un modo di aiutarsi, un sostegno. E abbiamo creato tra l'altro una pagina Facebook, abbiamo una community online e abbiamo pensato proprio di richiamare quattro persone autorevoli, quattro professionisti che hanno dedicato la loro vita ai bambini con difficoltà oppure anche all'infanzia in generale, cercando soprattutto di parlare di autismo, di spettro autistico, perché uno dei problemi che in realtà abbiamo e ci siamo confrontati, che pur avendo bambini con difficoltà diverse, spesso rientravano in questa diagnosi di spettro autistico. E in occasione appunto del 2 aprile, che è la giornata per diciamo, la consapevolezza dell'autismo, abbiamo pensato di organizzare questo webinar per dare soprattutto un'informazione alternativa a quella che è la vulgata corrente che magari si vede in internet, nei mass media in generale. E pensando proprio a voi, quattro relatori, perché negli ultimi 2 anni avete pubblicato, diciamo, dei libri che denunciano, vanno un po' controcorrente e denunciano un po' una situazione di eccessiva medicalizzazione dell'infanzia, di abuso di questa parola autismo. Quindi questo vi unisce e poi quando poi ognuno di voi parlerà presenterò il vostro libro. E l'obiettivo sinceramente è anche quello di provare a riunirvi, a fare una rete e dar voce a queste critiche in maniera sempre più forte. Perché credo poi ne dirà forse il dottor Benedetto e anche gli altri, all'estero qualcosa si sta muovendo come critica a questo sistema diagnostico, a questo diciamo eccessiva medicalizzazione dell'infanzia, insomma il discorso un po' si sta muovendo, mentre in Italia sembra un po' tutto un po' più fermo. Però ecco, non vorrei rubare altro tempo perché sappiamo che qualcuno poi dopo ha il tempo più contato. Iniziare parlando col professor Michele Zappella, presenterò che forse è il neuropsichiatra infantile italiano più conosciuto all'estero. È stato direttore dei servizi di Siena e di neuropsichiatria e si è occupato di autismo da molti decenni. È autore di molti libri, ricordo il primo nel 1976, Il pesce bambino, e l'ultimo che è questo, Bambini con l'etichetta, edito da Feltrinelli, che è proprio quello per cui diciamo, è stato invitato a partecipare anche a questo gruppo. E, professore, vorrei chiedere l'evoluzione del termine autismo e epidemia attuale. Lei cosa può dirci in questo poco tempo che abbiamo e le dedichiamo? Di fare una domanda molto opportuna, perché vede, i vari disturbi che possono avere i bambini sul versante neuropsichiatrico, ma ce ne sono altri che sono, se vuoi, molto definiti, no? Per esempio, un bambino con sindrome di Down ha un quadro, ha un aspetto e una definizione anche comportamentale ben precisa, che ha un risvolto genetico molto specifico. Una bambina con la sindrome di Rett, il discorso è uguale, il percorso è di un certo tipo, ci sono certi sintomi, c'è un'alterazione genetica molto specifica. Nel caso dell'autismo invece bisogna, a mio avviso, veramente fare quello che lei mi suggerisce. Cominciare un po' dalla storia, perché è una storia lunga ed è una storia che dobbiamo un attimo seguire. La prima descrizione del quadro di autistico è stata fatta alla fine dell'Ottocento, da un personaggio che forse uno dei più geniali in questo campo, e cioè da John Down, cioè quello, diciamo, al quale noi attribuiamo il termine di sindrome di Down.
che era figlio di un droghiere di Plymouth e che a un certo punto si coinvolse moltissimo in questo campo e ha fatto una serie di scoperte. Una è quella che lui chiamò mongolismo e che noi chiamiamo sindrome di Down dopo tanto tempo. E poi descrisse col termine di developmental delays, cioè di ritardi dello sviluppo, in una conferenza che tenne a Londra nel 1887, dei bambini che avevano avuto spesso uno sviluppo iniziale normale, poi avevano sviluppato invece una difficoltà molto grande nella relazione con gli altri, che spesso non parlavano, oppure parlavano in terza persona, e che insistevano nel mantenere tutto uguale. Una descrizione che in gran parte era accanto a questo descrisse anche una condizione più rara, che mi permetto di citare, cioè parlò di persone che lui definì come savant, cioè sono delle persone, dei giovani, che praticamente hanno un livello generale di un certo ritardo, molte volte sono anche un po' autistici nella definizione che facciamo oggi, ma hanno delle grandi abilità in un settore. Cioè, per esempio, io ne conosco uno che impara a memoria la musica benissimo e suona benissimo. Allora, se mi permetto di sottolineare il significato del termine, il fatto di dire a una persona sei un savant è quasi un complimento, perché sottolinea un punto forte. Il fatto di dire, con un termine che è venuto dopo John Down, il fatto di dire sei autistico, beh, non è la stessa cosa. Sottolinea l'aspetto negativo. Anche se sappiamo che molte persone con un disturbo autistico, e quindi permanenti, hanno dei talenti. Questo è stato largamente dimostrato in letteratura e fa parte della pratica di tutti quelli che ci lavorano. Quindi c'è un problema nel termine che tu scegli per definire la situazione. Che cosa succede? Quando compare il termine autistico, compare nel 1943 con Leo Kanner, che era un ucraino della Galizia e che era collegato alla letteratura inglese, e da questo termine dà una descrizione molto simile a quella che aveva dato l'inglese 50 anni prima, soltanto che l'inglese aveva parlato troppo presto e in quell'epoca, alla fine dell'Ottocento, non gliene importava nessuno degli autistici, gli interessava soltanto di chi praticamente poteva lavorare sulle braccia e quindi interessavano i ritardati mentali. Questa cosa raffinata di autistici, diciamo, cioè di developmental delays, diciamo, fu dimenticata. Cosa succede dopo Kanner? Succede questo, che ci sono varie interpretazioni, c'è un periodo in cui parlano che l'autismo viene definito come un disturbo di tipo relazionale, che poi è un discorso che cade. Verso la fine degli anni 70 viene scoperto da uno studio di genetica che c'è una componente genetica molto importante nei soggetti autistici, c'è una prevalenza di disturbo omozigote. Da allora il discorso del disturbo autistico assume un connotato biologico e quello che succede negli anni successivi, che in relazione anche alla scoperta del fatto che la difficoltà a comprendere cosa pensano gli altri, cioè che avrebbero quello che la chiamata poca teoria della mente, il disturbo viene considerato come un disturbo che si può estendere anche nei familiari e che, come comincia, rimane per sempre. Okay? E questa è una delle concezioni che è rimasta prevalente in alcuni paesi. Uno di questi, purtroppo, è il nostro. Devo dire che in molti altri paesi non è così, ma questo lo discutiamo successivamente. Che cosa succede? Il termine quindi è importante il significato che gli dai e è importante la maniera come vai alla diagnosi. In che modo fai questa diagnosi? La fai prendendo il bambino da solo e mettendolo in una stanza d'ospedale con un medico o vestiti di bianco, facendo un test semistrutturato che vuol dire fargli delle domande già organizzate, cioè praticamente come si fa a far questo, oppure fai quest'altro, oppure invece lo puoi fare
in un modo completamente diverso, visitando il bambino insieme ai genitori, soprattutto con la mamma, dandole un grande rilievo, e in una stanza piena di giochi. Che cosa vuol dire? Mettendo il bambino con le persone che ama e che lo amano, e mettendolo con gli oggetti che gli ama, che sono i giocattoli. E tu che fai come professionista? Tu hai il dovere, a mio avviso, di creare un'alleanza con lui. Cosa vuol dire? Di parlare il suo linguaggio. E qual è il linguaggio di un bambino di 2-3 anni che magari non parla e non sa che cos'ha? Il linguaggio di un bambino piccolo è fatto molte volte è diverso dal linguaggio che c'è fra noi quattro o noi cinque. È un linguaggio che molte volte è fatto di smorfie. A me, per esempio, succede di canticchiare. Il bambino, se vede che canticchio, mi guarda incuriosito, dice: ma guarda, chi è questo qua? E questo può creare una simpatia e una serenità da parte sua. Per cui l'obiettivo qual è? L'obiettivo, se tu vuoi fare una diagnosi, è mettere il bambino nelle condizioni di rivelare chi è, perché cosa ama. Se lui ama i giocattoli, se gli piace divertirsi, se con suo padre e sua madre lui ha una mimica normale, se li abbraccia, anche se non parla, ok? E se parti dall'idea che il problema di fondo non è cercare l'autismo, il problema di fondo è vedere di che si tratta, tenendo presente, per esempio, che il 7% dei bambini parlano in ritardo, quando sono piccoli spesso non parlano, e se non parlano sono più diffidenti degli altri. Ecco, questo è estremamente importante. Perché? Perché sbagliare la diagnosi, scusate se parlo chiaro, significa molte volte distruggere la famiglia. In che modo? C'è uno studio americano che ha dimostrato, e questo corrisponde all'esperienza nostra, che dopo il sospetto di autismo, la diagnosi di autismo, 4 madri su 5 vanno in depressione. Riviste dopo 1 anno e mezzo, spesso sono ancora depresse, un gran numero di loro. Che cosa vuol dire per un bambino che non è autistico, magari ha un ritardo del linguaggio, trovarsi con una mamma depressa, col padre che magari se ne va via di casa, in una scuola che lo accoglie come uno che non capisce niente, perché non capisce quello che pensiamo, è autistico, cioè ha questo termine così pesante e rivestito spesso di un significato ancora più pesante, e questo bambino si trova veramente male a crescere. Non so se mi sono spiegato. No? Detto questo, c'è un'altra cosa ancora da dire, e cerco di andare al sodo perché tra poco devo smettere, che c'è un problema non solo di diagnosi, ma c'è un problema anche all'interno della diagnosi va visto qual è il percorso del bambino. Allora, ci sono due tipi di autismo. Ci sono bambini che sono autistici da quando, dai primi mesi di vita, ed è una parte, sono in genere i 2/3 vengono detti, e poi c'è un altro terzo di bambini che hanno uno sviluppo inizialmente normale, primo anno normale, generalmente anche primo anno e mezzo normale, dopodiché hanno una regressione, hanno una difficoltà comportamentale di tipo autistico, per cui cambiano completamente. Spesso hanno dei tic o delle stereotipie in maniera più accentuata. Bene, questo secondo gruppo è quello che, nella mia esperienza, e l'ho pubblicato in riviste internazionali e anche nel libro che la signora Sara ha citato, è il gruppo che più facilmente può avere uno sviluppo completamente diverso e può andare verso la normalità. Può andare verso la normalità come? Certamente non si è seguito con l'ABA e con l'idea che lui è autistico resta, con la madre depressa e con un quadro così catastrofico attorno a lui. Seguito con strategie totalmente diverse, che valorizzano i genitori, che gli danno spazio e che valorizzano anche l'intervento della scuola. Io non le sto a descrivere in questo momento perché praticamente non è questo il punto, però invece il punto è importante sottolineare che c'è questa possibilità e che questa possibilità va affrontata. Sono bambini particolari perché voglio dire, molte volte hanno anche un recupero spontaneo in parte, però spesso sono irrequieti, sono oppositori, quindi vanno gestiti secondo strategie che non sono quelle che citavo in precedenza. Quindi c'è un'ultima cosa da dire.
Che cosa dire delle famiglie nelle quali c'è un bambino che rimane autistico e che continua a essere autistico nel tempo? Bene, anche in quel caso il ruolo della famiglia è importantissimo quello della madre. Io devo dire che recentemente è venuta a Siena una famiglia con un ragazzo che ormai ha più di 40 anni. Passavano da Siena e mi sono venuti a trovare e la madre mi ha detto, sa, dice, io non posso dimenticare quando lei mi disse che io avevo delle qualità e delle energie per aiutare mio figlio in maniera importante a crescere nel migliore dei modi. Che succede? Chi mi trovo di fronte? Un ragazzo di 43 anni, sorridente, carino, che ha avuto la fortuna, uno, di avere la madre che lo sosteneva, due, di trovare un lavoro semplice a 18 anni, e che è una persona che ha le sue difficoltà, però che sta volentieri con gli altri, che vive bene la sua vita. Non so se me l'ho spiegato. La chiave di fondo è veramente in che modo riesci a dare forza alla sua famiglia, diciamo, per aiutare questo ragazzo ad avere il miglior tipo di vita che può avere. In sintesi, questo è quello che volevo dire sulla storia. Ah, c'è un'ultima cosa però che non devo dimenticare, che è rappresentata dalle false diagnosi. Allora, il numero delle false diagnosi è impressionante. E qui parlo molto chiaro. Cioè, praticamente, negli anni 60, 70, 80, in tutto il mondo, la prevalenza dell'autismo era molto bassa. Era una condizione considerata molto rara. Era 4 per 10.000. La valutazione veniva fatta sulla base dei criteri clinici e i risultati erano uguali in varie parti del mondo. Che succede? Che negli anni 80, fine anni 80, vengono fuori questi test semistrutturati. Cosa vuol dire semistrutturati? Vuol dire che tu un bambino di 2 anni e mezzo che magari non parla e che è molto diffidente, ti dice adesso bisogna fare la festa della bambola, forza, fai questo, fai quest'altro. Il bambino ti guarda, poi ci fa dunque buono, e non ti fa un cacchio. Non solo con la festa della bambola, con una quantità di queste cose. Allora ecco che l'ADOS, che è considerato il capolavoro di questa testistica, dà dei punteggi alti. E l'ADOS viene considerato da alcuni come una specie del test della glicemia che si fa ai diabetici, no? Cioè, se la glicemia è alta, sei diabetico. Quello stesso tipo di discorso. Allora, devo dire, sul piano delle prevalenze si è passati da 4 per 10.000 a valori di 250, anche 270 per 10.000, in alcuni paesi, tra i quali Stati Uniti, Svezia. E nel nostro paese si dà una prevalenza di 1,87 per studi che sono stati fatti nella parte alta della Toscana. Devo dire, ci sono altri paesi nei quali la valutazione è totalmente diversa. C'è uno studio fatto in Russia che riassume praticamente le strategie prevalenti, in cui in quel paese, per esempio, la diagnosi viene fatta sulla base della clinica e sulla base di test osservativi come il CARS, che dà che dà valore fra il 10 e il 18 per 10.000, che è molto meno di 270, non so se mi spiego. Stessa cosa, o valori simili, sono stati visti per esempio anche in Francia, in Germania, in Pomerania, e c'è uno studio cinese da questo punto di vista che poi non vi voglio raccontare. Ma insomma, voglio dire, è molto più discussa la questione della prevalenza e della diagnosi di come non venga fatta purtroppo nella maggioranza del nostro paese. Detto questo, speriamo che questo serva a metterci sulla buona strada e a creare un'alleanza col bambino, che è la prima cosa, e poi anche con la madre e con la famiglia. La parola alla signora Sara. Grazie professore, grazie. Do brevemente, ora descrivo il dottor Novara, così do la parola. È uno dei più noti pedagogisti italiani, è molto attivo con il suo centro, il centro psicopedagogico di Piacenza, e tiene sempre molti corsi e seminari in internet, ha scritto molti libri. Fra i più recenti è I bambini sono sempre gli ultimi e non è colpa dei bambini, questo è quello che tra l'altro sto leggendo anch'io. E, dottor Novara, volevamo chiedergli dal suo punto di vista cosa può dirci della scuola e la medicalizzazione del disagio. Una domanda molto ampia. Sì, bene, grazie di questo appuntamento. Mi piace molto questa vostra iniziativa dei genitori. Le associazioni dei genitori in genere mi aggrediscono perché scrivo libri sbagliati, quindi finalmente c'è
un'associazione genitori che compera i miei libri, quindi indubbiamente mi fa piacere, insomma. Insomma, parlare dopo Michele Zappella è sempre molto difficile, complicato, cioè, insomma, Michele Zappella è un'autorità indiscussa in materia, e io mi limito a fare il mio lavoro, cioè attorno a una decina, 15, ma insomma anche 15 anni fa abbiamo iniziato a lavorare sulla medicalizzazione scolastica nel 2006, abbiamo incominciato col mio istituto ad accorgersi che qualcosa stava cambiando, cioè che mentre fino a un certo periodo le leggi sull'integrazione servivano per integrare appunto bambini problematici, quando erano problematici, prendiamo il caso dei bambini Down o dei neurolesi cerebrali oppure gravi casi di autismo in genere accompagnati anche da disabilità cognitiva, improvvisamente viene fuori un altro quadro, un altro scenario, e un scenario cui specialmente la legge 104, poi viene fuori anche la 170, anche la legge sui BES, in attesa che inventino qualcos'altro, non si sa che cosa, prende una piega completamente diversa, cioè prende la piega dell'etichetta, appunto, che è questo famoso libro di Michele. Allora, dopo aver scritto un po' di libri di successo e visto che avevo aiutato le casse della mia casa editrice, che è, insomma, niente meno che la Rizzoli, mi concessero di scrivere un libro di denuncia nel vero senso della parola. Usai il metodo del mio maestro, quello che ritengo il mio maestro Danilo Dolci, e raccolsi semplicemente i dati. Erano semplicemente dati spaventosi, perché in pratica si era creato un circolo vizioso terribile, insomma, contro i bambini, perché chiaramente più ci sono bambini 104 e più alimenta il sistema degli insegnanti di sostegno, ma non solo, anche degli assistenti educativi. Per esempio, un dato che conoscono in pochi, che denuncio nel mio libro, che i comuni non hanno risorse economiche a favore dei bambini, perché tutte le risorse letteralmente vengono impiegate nell'assistenza alle neurocertificazioni di disabilità scolastica, che peraltro hanno già l'insegnante di sostegno. Come noto, per entrare a scuola il cavallo di Troia è quello dell'insegnante di sostegno. Praticamente solo uno su tre ha una vera qualifica, gli altri entrano così. Una volta anche una mia ex segretaria, scopro che anche lei fa l'insegnante di sostegno. Una volta addirittura mi sembra anche il mio architetto, ma non sono sicuro. E così diventa una fiera un po' così del fai da te. È una situazione piuttosto tragica, ma l'analisi che poi ho cercato di costruire anche con i miei libri dedicati ai genitori è quello che... I problemi, diciamo così, dei bambini, i famosi bambini difficili, che fino alla fine degli anni 90 erano considerati semplicemente alunni difficili. Diciamo che anch'io, che ho fatto l'insegnante, non c'era una classe senza un alunno difficile, improvvisamente diventano alunni con disturbi. Questo però fa molto pendant con la crisi, diciamo, dei genitori. Cioè i genitori smettono di essere figure educative, nascono figure un po', come dire, a metà strada, no? Genitore fai da te, il papà peluche, la mamma plus materna, la super mamma, il mammo stesso. Cioè, e specialmente il genitore compagno di giochi, che è una figura veramente... veramente tragica, perché non è come quello che dice giustamente Michele, che appunto bisogna far giocare i bambini, ma diventa,
cioè perde il suo status genitoriale e orfanizza letteralmente, letteralmente i figli. Cioè, in altre parole, scopro, lavorando proprio in studio con i genitori a partire dal 2001-2002, con la prima esperienza a Valenza Po, il comune illuminato mi mette a disposizione uno studio per la popolazione gratuitamente per fare consulenza pedagogica, che i genitori erano in uno stato di fragilità unica, mai vista una generazione di genitori così fragili. Quando parlo di fragilità, parlo di genitori che, come dire, se la giocano tutta sul piano emotivo, no? Quindi se c'è un bambino che non ascolta, loro urlano. Non mi ascolta, quindi devo urlare, dottore. È una cosa che da un punto di vista tecnico è insensatissima. Perché primo, bambino, bisogna guardare quello che fa, non se ti ascolta o non ti ascolta. L'importante è che faccia le cose giuste. È difficile per un bambino ascoltare uno spiegone di 3 minuti, 4 minuti, 5 minuti. E l'urlo diventa poi, come dire, il default emotivo, perché è chiaro che a quel punto per recuperare autorità non ti resta che l'urlo, ma segnali, come dire, la tua estrema emotività, per cui i bambini e le bambine progressivamente si perdono e tanti genitori sono loro stessi convinti che i loro figli abbiano qualcosa. Si crea una sorta di complicità regressiva fra insegnanti che hanno perso, attenzione, anche gli insegnanti hanno perso il loro background pedagogico. Pedagogisti scompaiono dalle scuole, le facoltà vengono chiuse nel 91 e nel 2001 scompaiono proprio, vengono ritirati tutte le figure pedagogiche nelle scuole. Restano solo nei nidi dell'Emilia e della Toscana e qualcosa anche in Lombardia, altrimenti nelle scuole, diciamo, dell'obbligo i pedagogisti non ci sono più. Anch'io posso definirmi pedagogista perché insegno pedagogia all'università, altrimenti avrei addirittura dei problemi. La situazione è veramente grottesca in Italia, quindi viene su una generazione di insegnanti con scarsa capacità metodologica dal punto di vista educativo, con una scarsissima capacità di gestire la classe come gruppo, scarsissima capacità di gestire un bambino difficile, di capire cos'è un bambino di 3 anni rispetto a un bambino di 9 anni. Questi insegnanti entrano in combutta, in complicità, con genitori che fragili, ma di una fragilità che... Io penso che, secondo me, il settore neuropsichiatrico infantile fa fatica a capire la fragilità dei genitori, ma veramente fatica, perché io, non solo Michele, con cui c'è un'amicizia veramente enorme, ma anche con altri, io veramente a volte mi sembra che lo dice, ma cioè, guarda che sti genitori sono più fragili dei loro figli. Io una volta ho fatto un test, no, a chiedere proprio ai genitori degli adolescenti se chi era più fragile, no? L'adolescente o il genitore. Hanno risposto tutti, -3, e erano più fragili i genitori. Non so se mi spiego, rispetto agli adolescenti. Incredibile, no? Ecco, quindi si crea una santa alleanza contro i figli alunni. La santa alleanza. Guardi, vi leggo l'unica cosa che voglio leggervi, un documento inedito. A me scrivono in tantissimi genitori per chiedere aiuto, no? Questa è una lettera ricevuta qualche mese fa. Siamo i genitori di un bambino di prima elementare. Le maestre hanno riscontrato un comportamento positivo dal punto di vista didattico, non manifesta problemi, anzi è bravo, ha voti eccellenti, però spesso rifiuta di svolgere i lavori assegnati, manifesta comportamenti positivi, gira per la classe, da fastidio, non socializza bene con i compagni. Prima elementare, Ci hanno quindi consigliato di effettuare una valutazione presso la ASL ed è quello che stiamo facendo. La psicologa clinica della ASL in pratica ci ha detto che se vogliamo una certificazione di DOP, ce la fanno, così la maestra può avere un aiuto.
Attenzione, qua viene il bello. Premetto che devono ancora vedere il bambino ed effettuare i test, però ci hanno detto questo, di valutare noi e poi quando avrà concluso i test decideremo cosa fare. Cioè, in altre parole, è una sorta di certificazione preventiva. Allora, fatto salvo che questo è una lettera di un genitore, quindi non è un documento ufficiale, ma io ve lo segnalo, perché situazioni così ne ho avute tante, la cosiddetta certificazione preventiva per correre in soccorso degli insegnanti, perché se c'è un certificato 104 hai un insegnante di sostegno e un assistente che paga il comune. Non è una cosa proprio da poco, sono anche soldi che girano, posti di lavoro che girano e quindi anche tutta una serie di faccende non indifferenti. Il secondo esempio, adesso chiedo a Sara, io sono uno che se inizia a parlare di queste cose posso andare avanti 3 ore perché è l'argomento che mi sta più a cuore in assoluto. Allora, quindi devi dirmi fino a quando posso parlare. Allora, noi prendiamo un bambino di 7 anni, no? Seconda elementare, che è il momento più tragico. Io, diciamo, 3 bambini su 10 che vengono da me hanno 7 anni, perché non riescono a entrare in età di latenza, direbbe Freud. Non so se voi credete alla psicanalisi, comunque, diciamo, non riescono a passare dalla prima alla seconda infanzia, ok? Non ce la fanno, c'è qualcosa, no? E allora io poi faccio le mie domandine, no? Perché la maestra ha detto a questi genitori di farlo vedere, e non di farlo vedere al pediatra, ma al neuropsichiatra infantile. Allora io poi cosa faccio? Scopro delle cose molto molto carine a 7 anni, ve le metto in fila. È nel lettone con i genitori, anzi con la mamma, il papà va nel lettino. In bagno urla e la mamma corre a pulirlo, cioè gli pulisce la cacca a 7 anni. Si addormenta nel lettone davanti alla TV, sta 2 ore, se non 3 al giorno, davanti tablet, prende lo smartphone dei genitori e a 8 anni, cioè fra un anno, quando farà la cresima, che non è più una festa religiosa, è una festa digitale, gli regaleranno lo smartphone perché ce l'hanno tutti, no? Dorme 8 ore al giorno a 7 anni perché si addormenta davanti alla televisione, quindi tardi, quindi perde 1 ora ogni anno. La mamma lo bacia sulle labbra e lo chiama amore sistematicamente. È sedentario e non sta con i compagni durante il weekend. I compiti li fa con la mamma, anzi li fa la mamma, hanno trasformato la scuola in una specie, sì, la casa, in una specie di dopo scuola. Allora, questo bambino ha un problema. Io quando faccio questi anche webinar, questi incontri, chiedo: secondo voi questo bambino ha un problema educativo o ha un problema neuropsichiatrico? Ok? Ecco, io continuo a porre questo problema, questa questione. Si tratta di problemi educativi o si tratta di disturbi neuropsichiatrici? Fatto salvo tutto quello che possiamo fare salvo e che quindi chiaramente dove viene prima l'uovo o la gallina, non lo sappiamo. È logico che un bambino che va avanti a perdere continuamente ore di sonno, a non avere le sue autonomie, no? Sono quelli che a 7 anni hanno ancora il pannolino di notte, tanto per dirne un altro, perché qua ci siamo dimenticati tante cose, non ha quindi le sue autonomie, ecco. Poi indubbiamente prendono quello che in maniera metaforica ho definito le malattie dell'educazione, cioè malattie che possiamo chiamarli con i termini tecnici, ma che comunque nel momento in cui la scuola fa il suo lavoro e quindi favorisce la socializzazione, perché attenzione, la legge, la 517, che dovrebbe servire per l'integrazione, serve a tutto in questo momento, non dico sempre, ma spesso e volentieri, non per l'integrazione, cioè questi bambini a scuola vengono isolati, vengono semplicemente isolati, portati fuori, no? Perché ci sono 2 persone che se ne devono occupare, li facciamo lavorare, e la legge però è molto chiara,
L'insegnante di sostegno è cotitolare della classe e dalla classe questi bambini non dovrebbero mai uscire, altrimenti ricreiamo le classi differenziali, come è successo durante la pandemia, nei momenti più tragici, quando hanno consentito che a scuola andassero solo quelli certificati, creando sì che simpliciter classi differenziali, con il pretesto del Covid. Ma è questo in un certo senso, no? Secondo me gli obiettivi poi di questa roba qua sono due: ricreare le classi differenziali e finalmente riempire di psicofarmaci bambini e famiglie. Io ho sentito delle cose sui pediatri contro la melatonina che mi hanno spaventato. Ma preferiscono il Nopron questi pediatri? Preferivano il Nopron alla melatonina? No. E no, ce lo devono dire una volta per tutti. Di cosa stiamo parlando? Ecco, allora scusate un attimo la mia indignazione. Ecco, io da pedagogista non posso entrare nel merito di quello che voi conoscete, per fortuna, molto molto bene. E per me è stata una sorpresa straordinaria poter fare questo lavoro con Michele Zappella, poi con voi. Benedetti mi manda sempre i suoi libri, ne ho copie sia nella biblioteca di casa che poi nella biblioteca del nostro istituto, ti ringrazio tanto. Ecco, io però dico che da pedagogista senior, ormai purtroppo è così che devo definirmi, i conti non tornano assolutamente. Stiamo prendendo lucciole per lanterne e stiamo confondendo la naturale immaturità, acerbità dei bambini per disturbi che, come ci ha ricordato tante volte Michele Zappella, sono in percentuale significativa false diagnosi. Grazie. Bene, grazie del suo intervento, della questa animosità anche, devo dire. Bene, e passerei la parola al dottor Emidio Tribulato, visto che comunque è il momento, è psichiatra e neuropsichiatra infantile, è attualmente direttore del Centro Logos di Messina e di un sito internet molto attivo. Ha scritto molti libri, fra i quali Autismo e Gioco Libero Autogestito, che è anche questo qui, e l'ultimo uscito nel 2020, Bambini da Liberare. Buonasera, dottore. Accenda il microfono, così possiamo. E intanto, non so se Giacomo può farlo. Dottore, volevamo chiedergli appunto a lei aspetti emotivi e relazionali dei bambini con sintomi autistici, che è un po' quello con cui si occupa ormai da 40 anni, credo, con il suo centro Studi Logos e la sua attività di neuropsichiatra. Non so se mi sentite. Sì, ora sì, forte. Benissimo. A me è stato dato questo titolo sugli aspetti emotivi e relazionali dei bambini con disturbi autistici, con sindrome di autismo. E io sono stato molto lieto di questo invito e soprattutto di questo argomento. Perché? Perché quando noi parliamo, notiamo i bambini con disturbi autistici, tendiamo a vedere soltanto gli aspetti più esteriori. Vediamo se parla, come parla, se presenta un buon contatto oculare, se si relaziona e come si relaziona con gli adulti, con i coetanei, come cammina, se presentano delle stereotipie, se ha dei comportamenti particolari e così via. Difficilmente tendiamo a evidenziare invece che cosa vive, che cosa si agita nel suo mondo interiore. Questa osservazione dovrebbe essere importante. Perché? Perché ci aiuta a capire i desideri di questi bambini, i bisogni di questi bambini, le cose, gli atteggiamenti, i nostri atteggiamenti che li fanno stare bene, che li fanno stare male, le cose, i nostri atteggiamenti
che peggiorano la loro condizione e quelle che invece migliorano la loro condizione, quelle che li fanno stare bene. Questo osservare gli aspetti emotivi dei nostri, questi bambini, ci aiuta soprattutto a evitare grossi errori nei nostri comportamenti, nei comportamenti che abbiamo nei loro confronti. E quindi ci aiuta a curarli meglio, a seguirli meglio. Sappiamo che le emozioni sono delle reazioni affettive in risposta a degli stimoli ambientali. E sappiamo che sono fondamentali per tutti gli esseri umani, ma soprattutto sono fondamentali per le persone che vivono con particolari problematiche psicologiche, soprattutto con i bambini con autismo. Le emozioni, quando sono adeguate, ci permettono di rispondere in maniera equilibrata, flessibile e socialmente adeguata alle richieste che vengono dalle persone, dai gruppi. Quindi ci permettono di capire gli altri, ci permettono di relazionarci con gli altri, anche di difenderci dagli altri quando è necessario. Ci permettono di intraprendere delle amicizie, ci permettono di intraprendere degli amori, ma anche semplici rapporti di conoscenza. In definitiva, quando noi viviamo bene le nostre emozioni, ci sentiamo bene. E ci sentiamo bene con noi stessi, ci sentiamo bene con gli altri. Quando le viviamo male, viviamo male con noi stessi, viviamo male con gli altri. Ora, i bambini con autismo hanno tutte le emozioni dei soggetti cosiddetti normali. Quindi vivono la gioia, la fiducia, la stima, l'amore, l'innamoramento, l'interesse, la speranza, tutte le emozioni. Purtroppo vivono soprattutto però l'emozione negativa e quindi vivono con estrema dolore la sofferenza, la tristezza, l'ansia, l'angoscia, la rabbia, le paure, la diffidenza, la sfiducia. Vivono quindi soprattutto le emozioni negative, mentre sono meno frequenti e più labili le emozioni cosiddette positive. E soprattutto vivono queste emozioni negative in maniera molto intensa, tanto intensa da far dire a un ragazzo con autismo cosiddetto lieve, perché parlava, perché andava a scuola ed era pure bravo a scuola, che il suo mondo interiore era un inferno. Un inferno in un ragazzo di 17 anni. E quando gli abbiamo chiesto che cosa significava per lui essere un mondo interiore, un inferno, dice: guarda, è meglio che non glielo dico, per non fare stare male a lei e le altre psicologhe che sono accanto a lei. Allora, di questo inferno ce ne dobbiamo occupare. Non possiamo soltanto fare un elenco delle cose che non vanno, dei disturbi presenti in questi bambini. Ci dobbiamo occupare di quello che c'è dentro di loro. Per esempio dell'ansia. L'ansia la conosciamo tutti, ce l'abbiamo tutti, la viviamo tutti, ma quella che viene descritta da loro, l'ansia che viene descritta da loro, è più angoscia che ansia. È una situazione estremamente pesante, estremamente grave. E questo tipo di ansia così grave che impedisce di parlare, di ragionare, di capire, di apprendere. E quest'ansia così grave che impedisce di relazionarsi bene, che divide, impedisce la partecipazione sociale. E quest'ansia così grave che gli impedisce di avere l'attenzione necessaria. Allora, non possiamo non occuparci di vedere quanto è grave questa emozione dentro di loro
e come è possibile cercare di diminuirla. Addirittura l'ansia, molti di questi bambini altera le loro capacità ideative. Noi abbiamo raccolto una serie di racconti di questi bambini in cui si evidenzia una totale confusione, uno sfilacciamento delle loro capacità ideative, della loro capacità di mettere insieme determinati argomenti, determinate parole e frasi. E questo in bambini cosiddetti lievi, cioè i ragazzi cosiddetti lievi, quindi che parlavano tranquillamente, sapevano leggere, andavano a scuola. Quindi immaginiamo cosa succede e cosa è presente invece nei bambini cosiddetti gravi, nei bambini con autismo cosiddetti gravi. E poi ci sono le paure. Le paure sono enormemente frequenti in questi bambini, sono numerose, sono molto intense e sono di svariato tipo, dei rumori forti, di certi cibi, di certi odori, di certi suoni, di certi luoghi, di certe persone, di certe immagini, addirittura delle porte se sono aperte danno problemi, se sono chiuse danno altrettanto problemi, di elementi naturali come la pioggia. Soltanto su questo vi voglio leggere quello che dice un ragazzo. Ho paura della forte pioggia, dei passi che avverto a casa mia la notte. Ho paura delle tombe, delle bare, di Halloween. Ho paura dei rumori forti, dei giochi pirotecnici, di camminare da solo nella strada, perché qualcuno potrebbe seguirmi. Ho anche paura che i professori parlino male di me e delle grandi altezze. La pioggia mi atterrisce, soprattutto quando sono a letto. È come se da sotto il letto, da tutta la stanza, potessero provenire delle presenze maligne, pronte ad assaltarmi e distruggermi. Capite che questo è il mondo interiore di questi bambini. E se poi a questo ci aggiungiamo un'altra emozione, un altro sentimento, che è la sfiducia nei confronti del mondo esterno, la sfiducia nei confronti degli altri, compresi i propri genitori. A volte questi bambini parlano dei loro genitori in maniera estremamente negativa, non ve li leggo neppure quello che dicono a volte dei loro genitori. E allora capite che abbiamo il dovere di cercare di diminuire queste emozioni negative dentro di loro, di cercare di diminuire quest'ansia che li opprime, queste paure che li assaltano. Abbiamo la necessità di diminuire queste sfiducia che loro hanno negli altri e nel mondo. Come? E l'unico strumento che noi abbiamo verificato che funziona, e l'abbiamo verificato da tanti anni, da almeno 15-20 anni, è costruire una relazione efficace. Costruire una relazione quindi che riesce a diminuire quest'ansia, riesce a diminuire queste paure, riesce a dare fiducia a questi bambini negli altri e nel mondo. E questo è possibile, l'abbiamo visto, mediante un rapporto particolare tra l'adulto e questi bambini. L'abbiamo chiamato gioco libero autogestito perché è gestito da questi bambini stessi, è gestito da loro. Sono loro che scelgono come giocare, con che cosa giocare, per quanto tempo effettuare quel determinato gioco. E abbiamo visto che questo tipo di relazione che si costruisce, soprattutto se viene attuato dai genitori, è notevolmente efficace. Allora il mio invito che faccio a tutti i genitori, a tutti gli operatori,
e di costruire una relazione con questi bambini e non limitarsi a elencare i loro problemi, quello che gli manca, quello che hanno, quello che non è uguale agli altri bambini, ma a vedere che cosa provano dentro di loro e quindi a diminuire questa grave tensione, questa grave ansia, queste gravi paure che li attanagliano. È questo che volevo dirvi. Grazie. Grazie, dottor Tribulato. Ricordo ora c'era l'intervento del dottor Benedetti, poi lasciamo anche una parola tra voi per eventuali domande e poi quelle di noi genitori. Vediamo un po' con i tempi perché siamo un pochino fuori. Allora, il dottor Gianmaria Benedetti è neuropsichiatra infantile nei servizi pubblici di Firenze, è stato direttore medico in passato del centro AIABA di Firenze e ha pubblicato nel 2020 La bolla dell'autismo e gestisce il suo blog e portale di neuropsichiatria, grazie al quale anche noi genitori ci siamo incontrati, come ho detto all'inizio, e abbiamo creato questa community, questo gruppo Jade. Dottore, a lei abbiamo chiesto di parlare, questo intanto è il libro La bolla dell'autismo, facciamo anche un attimo, e se ritrovo il eccoci. Famiglie e tunnel nell'autismo, bambini piccoli nella bufera. A lei la parola, grazie. Pronto, ecco, mi sentite? Bene, si Bene. Sente? Sì, tutto sì. A posto, può parlare, grazie. Ora dicevo, sì. Il tema mi è venuto proprio pensando alla mia esperienza di questi anni, appunto, che è stata quella di incontrare famiglie in qualche modo gettate in un vortice, come nel tunnel, come loro si esprimevano, degli accertamenti per l'autismo, per disturbi lievi dell'evoluzione dei loro bambini. È come se in questi anni, infatti, e qui sono d'accordo con quanto hanno detto quelli che mi hanno preceduto, un po' alla volta si è creato un sistema sanitario, è passato da un'attenzione all'assistenza, allo sviluppo dei bambini, all'aiuto, agli interventi di aiuto alle famiglie e così via, ha invece una sempre maggiore, io lo chiamo, caccia all'autismo. Cioè un'attenzione alla diagnosi che un po' alla volta, alla ricerca della diagnosi, che ha soppiantato, io direi, quasi tutti gli altri, tutto il resto. E in questo momento sempre di più assistiamo a una propaganda, in questi ultimi giorni, in coincidenza con la giornata della settimana dell'autismo, questa è stata veramente a dismisura, una specie di propaganda trionfalistica sui nuovi poderosi mezzi che il sistema ha di diagnosticare sempre prima e sempre meglio l'autismo, che poi si manifesterà nei bambini negli anni successivi. Addirittura siamo arrivati a una possibilità di diagnosi prenatale e addirittura con strumenti sempre più perfezionati, dicono, di una diagnosi anche nei primissimi mesi, in modo da avviare le grandi e potenti sistemi che abbiamo, terapie che ormai sono belle confezionate e che possono intervenire a non tanto a guarire appunto questi bambini, perché dalla diagnosi sono condannati a una condizione da cui non si può uscire, ma a permettere loro in qualche modo di avere meno disabilità. Ecco, io direi questa situazione, io me ne sono reso conto progressivamente vedendo le famiglie in questi anni, da quando mi sono dedicato più a questi aspetti qua, perché è diventato pervasivo. Pervasivo veramente si è creato un sistema, io credo che non si possa chiamarlo diversamente, che mette insieme le strutture sanitarie pubbliche e private, le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, le strutture assistenziali dei pediatri, il resto, quasi l'ambiente in generale, poi direi anche il sistema dei media, giornali e altro, alla propaganda di questa condizione, lo spettro autistico, che è stato trasformato così il concetto di autismo in quello di spettro autistico. Questo fatto sta gettando veramente nel panico una grande quantità di genitori, e l'effetto è che oltretutto devasta le loro capacità di relazionarsi con il bambino, che sono così importanti come voi tutti avete segnalato.
i genitori, nel momento che vengono in contatto con un sospetto solo di rischio e il resto, cominciano a essere deformati nel loro modo di vedere il bambino, e si costruisce quella che io ho chiamato così la bolla dell'autismo, come per, e che impedisce progressivamente a molti genitori, a molti adulti, anche agli stessi insegnanti, operatori, nel momento che hanno questa diagnosi in mente, di osservare il bambino vero, il bambino globale, e si concentrano solamente sui suoi sintomi, sui segni, quasi alla ricerca, come dire, che in questo della diagnosi, che oggi sappiamo che non dipende più da una valutazione globale, ma dipende dalla sommatoria di tanti aspetti singoli che vengono montati come secondo degli algoritmi. È come se fossero, invece che osservare delle persone, si osservano ormai come dei robot di cui si mettono a fuoco alcuni funzionamenti e si decide quindi a che scatola, a che categoria quindi assegnarli. Io direi che questa situazione sta sconvolgendo la vita delle famiglie con bambini piccoli e sconvolge anche la crescita dei bambini stessi, perché bambini che hanno delle difficoltà, che possono avere difficoltà da tanti ordini di fattori ambientali o eventi, situazioni traumatiche e così via, che possono aver attraversato, invece che essere in qualche modo aiutati a superarle, adattarsi, a riprendere il loro sviluppo, vengono praticamente etichettati, come giustamente ha richiamato Zappella, e inseriti in un canale che è differente ormai, come giustamente diceva Novara. Si crea una nuova differenza. Con tutto quello che viene detto dell'inclusione, e ora si parla della neurodiversità, no? Come se fosse una cosa quasi auspicabile. Live streaming is on. Vediamo. Ecco. Un secondo solo. Ok, dovrebbe essere ripartita. Si può ripartire? Sì, dottore, può continuare. Bene, bene. Allora, dicevo che quello che si mette a fuoco mi sembra, come segnalava appunto Novara, di un cambiamento che c'è stato epocale dell'atteggiamento all'incirca 2 o 3 decenni fa, proprio in coincidenza o sequenza al famoso decennio del cervello, che ha spostato l'attenzione dalla mente al cervello. Oggi assistiamo a situazioni in cui quasi la parola mente, psiche, non si può più nominare. Tutto diventa cervello, ognuno fa riferimento solamente al cervello. Addirittura anche la facoltà di psicologia quasi non si chiama più così. Si parla di facoltà di scienze cognitive, come se la psiche fosse, come dire, saltata, bypassata dal cervello, si passa direttamente alle prestazioni, direi. E quello che passa in secondo piano ugualmente è il concetto di persona. Il bambino non è più visto come una persona, ma è visto solamente come un insieme di prestazioni e di risposte del resto, che sono quello che cercano a questo punto gli osservatori, ma i genitori stessi. Quindi siamo in una situazione molto grave per quello che riguarda proprio non solo, secondo me, degli errori diagnostici, che sono su quello siamo d'accordo, ma secondo me la concettualizzazione addirittura del disturbo, appunto, cosiddetto del neurosviluppo, che è una definizione che si è imposta provenendo dall'americano developmental, è una traduzione dall'americano, in inglese suona un po' meglio, ma che comunque pone a questo punto a carico solamente degli aspetti biologici e genetici qualsiasi manifestazione comportamentale. Questo sta accadendo specialmente nell'ambito dello sviluppo psichico del bambino, che non si chiama più neanche psichico, si parla ormai solamente di neurosviluppo, e gli interventi che vengono fatti solamente per, come dire, addestrare le abilità che non si manifestano, che non maturano in maniera sufficiente. Quest'ottica io credo che è veramente devastante. È una situazione in cui si perde di vista la persona del bambino, ma anche la persona dei genitori, e si va verso una concezione come del mondo come fatto da automi. Progressivamente si disumanizzano e non contano più le relazioni, perché contano solamente certi parametri a cui bisogna attenersi. E direi che il problema qui c'è: che cosa ha determinato questa situazione qua? Secondo me c'è un'evoluzione della scienza in questo momento, che sta, della cosiddetta scienza, cioè della ricerca in questo campo, e
che dicevo sta in quest'ultimo periodo ha avuto anche una notevole quantità di comunicazioni, di informazioni pubblicitarie e propagandiste anche, che sta, io credo, dicendo falsità. A questo punto io non lo so se sono in buona fede o in meno, ma comincio a dubitare che esista veramente un sistema di interessi a questo punto, accademici, economici, di poteri a vari livelli, che sta difendendo la situazione che si è creata. Questo sistema in questo momento sta reagendo alle critiche che da molte parti stanno venendo, perché, come diceva Sara, all'estero cominciano ad esserci delle critiche. Negli ultimi 10 anni questa organizzazione teorica, concettuale dell'autismo intorno a cui gira tutto sta venendo sottoposta a critiche sempre maggiori. In Svezia addirittura hanno proposto di bloccare la diagnosi sia dell'autismo che di altre malattie dello sviluppo, proponendo di sostituire intanto una specie di categoria provvisoria, che è quello di ESSENCE, che è l'acronimo di parole che hanno significato, come dire, di bambini che accedono a dei controlli di tipo neuroevolutivo, perché le diagnosi sono assolutamente inaffidabili e inattendibili e hanno invece un effetto estremamente negativo sulla vita delle persone e dei bambini stessi. L'altre cose che succedono in questo periodo, che mettono secondo me a rischio un po' di crollo il sistema, di fronte a cui il sistema si sta difendendo, è l'allargamento del concetto di autismo e dello spettro autistico a comportamenti che sono sempre più nell'ambito della norma. Una volta venivano concepiti nell'ambito della norma e che con la creazione poi della sindrome di Asperger, della sindrome dell'autismo ad alto funzionamento, ha portato al fatto che oggi assistiamo a persone che si autodefiniscono autistiche e che difendono i loro diritti. C'è quasi una ricerca di identità che utilizza la categoria dell'autismo come una specie di etichetta, in questo caso non tanto per essere, come dire, emarginati, ma per riconoscersi in qualcosa. Io credo che questo risponda probabilmente a dei bisogni psicologici di persone che non vengono soddisfatti altrimenti e che cercano, come dire, di soddisfare con questa nuova categoria. Di fronte a questo ci sono già prese di posizioni anche ad esempio dei genitori di bambini autistici gravi, diciamo, che hanno chiesto infatti di separare la categoria dell'autismo, almeno separando e tenendo differenziando i soggetti con autismo profondo dagli altri, perché evidentemente non hanno gli stessi bisogni e richiedono interventi ben diversi da quelli che invece magari sono dei brillanti scrittori o conferenzieri e insegnanti universitari che però si definiscono autistici anche loro. Secondo me c'è una grande confusione in questo momento e l'aspetto poi particolare è che, nonostante questi aspetti per cui anche Einstein e Mozart venivano vengono considerati possibili autistici, quando invece si fa a una famiglia l'ipotesi che un bambino possa avere un rischio di essere nello spettro autistico, come si dice con questa espressione particolare, quello che si comunica è in realtà che il bambino possa avere un gravissimo handicap mentale. Perché l'idea dell'autismo non è di un brillante, anche se un po' strano, come dire, personaggio, ma è quello di una persona a cui non si sviluppa la mente, come era il concetto dell'autismo di un tempo. Quindi io credo che siamo di fronte a un momento in cui le famiglie sono esposte a grande confusione e a interventi purtroppo che sono stati omologati a livello di non entrare in contatto con persone al fine di assistere e di aiutare lo sviluppo, ma solamente ai fini di diagnosticare la malattia. Questo credo è quello di fronte a cui ci troviamo oggi. E il bisogno credo che sia quello di tornare invece ad occuparci dello sviluppo e degli aspetti che si possono appunto avviare per promuoverlo. Direi che sono d'accordissimo con quello che diceva Novara sulla mancanza invece di aspetti pedagogici, di capacità educative. Gran parte dei genitori oggi, proprio per il cambiamento anche
dell'organizzazione familiare, per le famiglie nucleari, per le situazioni di isolamento, addirittura in quest'ultimo periodo per la chiusura in casa per il Covid, non hanno più molto spesso capacità, insomma, di organizzare l'ambiente in maniera utile allo sviluppo. E credo che sarebbe richiesto a questo punto, come forma fondamentale di intervento, quello di attivare invece interventi alle famiglie, come da qualche parte si sta cominciando a fare, come all'estero ci vorrebbe. Io credo che le famiglie sono assistite, le mamme, fino in gravidanza, poi al momento fino al parto, e dopo il parto sono abbandonate. Devono tornare a casa e organizzare la vita dei loro figli e anche tutto il travaglio dei cambiamenti che comporta avere un figlio, e in questo sono lasciate completamente sole. In questo momento di grave difficoltà sociale, psicologica in cui ci troviamo, con le questioni che stanno succedendo, non ci meravigliamo che i bambini molto spesso trovano difficoltà nella loro evoluzione, come risposta anche alle difficoltà ambientali in cui sono messi. Quello però che trovano è una risposta solamente medicalizzata, la diagnosi che viene data a tutti a questo punto e l'avvio in canali preformati che tendono più che altro a creare emarginazione più che a promuovere invece un miglioramento della situazione. Grazie. Bene, grazie dottore. A questo punto non so se avete qualche domanda da farvi tra voi, avete qualche spunto da riprendere, o altrimenti magari professor Zappella, se vede, Giacomo, puoi mettere il microfono. Aspetti, è che ha spento. Sì, ho provato a chiedergli l'attivazione, ma la deve attivare il dottore. Deve riattivarla lei, dottor professor Zappella, il microfono. No, noi non riusciamo da remoto. Se vuole, poi non lo so, oppure gli altri. C'è il microfono da attivare. Come si attiva il microfono? Allora, andando in basso con il cursore dovrebbe comparirvi le varie figurine, la prima a sinistra è il microfono. Se muovete il mouse, la freccettina, esatto, bene. Ecco, darei la parola intanto a voi, poi non so, magari... Allora io sono rimasta anche colpita, devo dire, da questa cosa rimane per sempre, no? Che ha introdotto il professor Zappella, e poi comunque ricade un po' anche in quello che dice Tribulato, quindi non è una diagnosi, perché un genitore che si sente dire il suo figlio è nello spettro, come diceva anche il dottor Benedetti, pensa che è una condanna perenne, no? Una situazione da cui non se ne esce, poi ti dicono a livello genetico, a livello, ecco. Però ecco, vorrei capire invece, rimane per sempre, cioè cos'è poi veramente? Ora è un domandone, però non è così. Però fare. Ma non so se posso intervenire io o il professore, comunque. Allora, la nostra esperienza di questi ultimi 15 anni ci dice che quando si costruisce, quando i genitori riescono a costruire un rapporto particolare con il loro bambino, quindi una relazione particolare con i loro bambini, molto accogliente, molto disponibile, molto accettante, quando non vedono questo bambino come qualcuno a cui insegnare determinate cose, ma qualcuno con cui vivere determinate cose, quindi vivere piacevolmente un gioco, vivere piacevolmente una relazione, questi bambini non solo migliorano, ma li abbiamo visti uscire dalla condizione di chiusura autismo e ricominciare o comunque riprendere la loro evoluzione perfettamente adeguata ai bambini della loro età.
Questo naturalmente se il bambino è piccolo e se i genitori intraprendono questo tipo di relazione, questo tipo di strada nella quale non c'è un bambino a cui far apprendere determinate cose, un bambino che deve imparare determinati comportamenti, ma un bambino con cui vivere bene la relazione. Grazie. Ringrazio il dottor Tribolato. Gli altri non so se hanno qualcosa da aggiungere. Io vorrei dire che praticamente la questione è un pochino questa. Rispetto ai bambini che vengono diagnosticati autistici, in molte situazioni pubbliche e private, la grande maggioranza, prima cosa, non lo sono. La grande maggioranza vuol dire che praticamente la tendenza a fare questa diagnosi è altissima. Ed è soltanto una piccola minoranza che ha un comportamento autistico che rimane nel tempo. Rimane nel tempo, vediamo come e perché. Alcuni, in genere i bambini in cui il disturbo autistico comincia all'inizio della loro vita, nei primi mesi, è più difficile che la situazione evolva in maniera positiva. Se c'è una regressione, invece il discorso è completamente diverso e la possibilità del bambino di uscirne pieno è legata alle modalità con le quali si comporta l'ambiente verso di lui. Se il bambino è vittima di bullismo, perché questo non ne abbiamo parlato, il bambino che viene ad avere la diagnosi di autismo in classe spesso è vittima di bullismo, sia intelligente o no. Ma lo vuoi stare a sentire, quello è un autistico, lascialo perdere, non capisce nulla. Cioè, è questo quello che succede. Io devo dire a questo proposito che quando all'inizio degli anni 70 noi abbiamo chiuso le classi differenziali e speciali in Valdezza, fra Siena e Firenze. Beh, per fortuna i politici obbedivano ai cittadini, cioè c'erano assemblee di cittadini che decidevano che cosa si doveva fare. E cosa si decideva di fare? Che non c'era nessuna diagnosi che fosse messa sulla testa del bambino a scuola. A scuola l'obbligo degli insegnanti era quello di valutare quali erano i punti difficili del bambino e di lavorare sui punti difficili e valorizzare quelli forti. A quell'epoca c'erano molti insegnanti che uscivano dalle classi differenziali speciali che erano chiuse e il tipo di intervento che veniva fatto non era di avere l'insegnante di sostegno appiccicata al bambino, ma di avere un insegnante che interveniva quando c'era un bisogno, che è totalmente diverso. È totalmente diverso. Cioè, se tu hai un gruppo di insegnanti che possono intervenire in certi momenti, è una cosa. Se hai il fatto che lui ha questa diagnosi e quindi c'è l'insegnante appiccicato al suo sedere dalla mattina alla sera, questo non va bene per niente, non ha né capo né coda. Ci sono molte attività di socializzazione comune che può fare la scuola. Io devo dire, diceva benissimo Daniele Novara sulla grave carenza degli insegnanti. Se ripenso alle scuole elementari che ho fatto io, mi sembra un mondo totalmente diverso. Io ho qui la fotografia di quando ero in quarta elementare. Eravamo in 47 con un insegnante. Sapevamo tutti leggere e scrivere, non c'erano questi diversi. Che bellezza! Era un'altra vita, ok? Allora, questo perché, bisogna anche chiedersi perché succede. Io credo che l'evidenza mi pare più forte per me e che questa è una delle tragedie che vengono portate dalla società dei consumi. La società dei consumi è tremenda perché pretende di avere un personaggio, come diceva Gianmaria Benedetti, una specie di robot che deve far consumare, che deve fare quel lavoro lì e basta. Non so se mi spiego. E chi non rientra in questa categoria, mettiamolo fuori. Cioè, è una domanda che bisogna chiedersi, a me mi sembra molto credibile, anche perché io vivo in una città dove c'è stato il Medioevo e il Rinascimento. Ci sono delle immagini a Siena, in Santa Maria della Scala. Ci sono le pitture in cui la Repubblica era fiera. Una delle cose di cui era fiera erano i bambini figli di orfani, che erano rimasti orfani, che venivano messi nelle classi insieme agli altri, avevano uno sviluppo sostenuto dalla Repubblica, che stavano con gli altri e andavano nel lavoro con gli altri quando poi crescevano. Ecco, questo mi sembra che non è più successo con il crescere della società capitalistica che andate evolvendo in questo modo. A me, io la penso in questo modo.
E devo dire che a mio avviso una delle cose più infami è l'etichetta. L'etichetta messa in pubblico è una maniera orribile di valutare le situazioni. Grazie professore. Finisco di rispondere a lei. Per esempio, le faccio un esempio della sindrome di Rett, che è una condizione della quale mi sono molto occupato. Ci sono delle bambine che migliorano e ci sono delle bambine che arrivano a perdere completamente il comportamento autistico che avevano nei primi anni, non solo, ma raggiungere anche delle capacità intellettuali normali. Allora, se si parte dall'idea che uno che ha la sindrome di Rett è fottuto per tutta la vita, cioè, scusate l'espressione pesante, ma volevo semplicemente dire che rimane in una situazione di regressione molto grave, non si aiutano tante persone che migliorano. Non so se mi sono spiegato. Certo, certo. Benissimo. Dottore Gian Benedetti, al microfono chiuso. Al microfono. Mi sembra voleva dire qualcosa Novara. Sì, deve sempre aprire il microfono però. Io chiedo scusa, ma sono io che muto i microfoni quando parlano gli altri, perché altrimenti si sentono dei rumori di fondo che disturbano la comunicazione. Quindi il dottor Novara deve riaccendere il microfono. Sto attendendo. Dai, vai. Ora l'ha spento. Che non è partito. No. Ora va bene. La sentiamo. Mi sente? Sì, bene. Un attimo che tolgo questa roba qua. Oh, santo cielo. Un secondo, Ecco. Dunque, no, niente. Un aspetto di cui sono debito. No, non si sente. La sentiamo male. Ha richiuso il microfono. No, ora aperto, ok, riprovi. No, non la sentiamo. È la linea? Sì, però no, mi dà... Pure l'aspetto. No, ma è come se aprisse e richiudesse il microfono. Ora? Peccato. Ah, vabbè. Facciamo così, provo a mutarlo io e riaprirlo. Me la dalle che... Ok. Ok, dovrebbe essere arrivata una richiesta per riattivare il microfono. Provi a riattivarlo intorno a... Adesso? No. Non la sentiamo. Oh. Voleva aggiungere qualcosa, dottor Benedetti, mentre magari... Volevo aggiungere che io proporrei di ripetere questa esperienza di oggi, in modo da poter avere anche momenti in cui discutiamo fra noi la situazione. Oggi è servito, come dire, come forma di introduzione, a presentarci, però penso che ci troviamo di fronte a problemi grossi, organizzativi e di funzionamento dei servizi e anche di trasmissione delle informazioni, e che forse noi che dobbiamo cercare di fare qualcosa per permettere che l'informazione che cerchiamo di dare noi, un po' alternativa a quella dominante, possa guadagnare un pochino di spazio. Io ho trovato molto interessante sono molto contento di potersi ogni tanto poter scambiare, insomma, queste idee tra di noi, con persone che la pensano, con cui posso intendermi in qualche modo. E quindi pensavo di proporre, di ripetere, di riorganizzare altri incontri di questo tipo, magari anche su tematiche più specifiche. Sì, anche perché io parlo da genitore, i problemi poi sono effettivamente molti, no? E veramente i genitori si trovano a mettersi una corazza a volte per poter resistere a tutte le pressioni che vengono sia dalla scuola che dall'assistenza sanitaria, che anche dai vicini di casa. Cioè ormai
chiunque ti sta, nel senso, pretende di mettere bocca negli aspetti evolutivi di un bambino, pretendendo anche di avere nozioni che non si hanno semplicemente avendole lette su internet. Insomma, la confusione è molta, quindi davvero ci vorrebbero molti incontri, perché i genitori forse andrebbero formati. Io credo che questa cosa l'ho sentita anche da Novara, no? Si esce un bambino con, ci vorrebbe un vademecum per aiutare a supportarla al meglio nella propria evoluzione. Invece la situazione è l'opposto, alla fine si pensa alle liste di nascita e quindi all'aspetto più commerciale, ma non a quello formativo dei genitori. Certo. Presidente Novara, non lo so, si spenge. È sempre spento. L'altro aspetto, poi io parlo da esperienza nel gruppo Giade, no? Veramente queste diagnosi provocano uno scompenso anche psicologico, specialmente nelle madri, cioè, e sono rovesciata addosso con un non nulla che io dico anche un po' da esperienza personale, cioè vengono proprio dette tranquillamente delle diagnosi così, che poi uno immagina per sempre, immagina cose peggiori, ma con una nonchalance come si parlasse, non so, di un'unghia carnita, ora non per dire, però insomma, veramente ti distruggono. Questo credo che a livello dell'assistenza sanitaria deve esserci invece un percorso di accoglienza e comunque di rapporto, come diceva anche Zappella, un'alleanza per il bambino, non solo di un etichettificio così che poi distrugge voilà, le madri e i genitori in generale. Cioè, ora, ho preso la parola io, però ecco, io parlo per esperienza personale, le diagnosi vengono fatte così. Ma a proposito dei genitori, ci sono due tipi di genitori. Ci sono dei genitori che nel momento in cui si parla di autismo nel loro figlio cadono in una depressione perché avvertono che questa diagnosi è una diagnosi definitiva. Mio figlio è cronico, mio figlio resterà così per tutta la vita. E quindi non si attivano completamente. Per fortuna però ci sono dei genitori che nel momento in cui si fa capire che il loro bambino ha bisogno di aiuto perché ha dei sintomi di autismo, si mettono in gioco direttamente, personalmente, e quindi riescono ad ottenere degli ottimi risultati nel momento in cui si relazionano in maniera adeguata con il loro bambino. Per quanto riguarda quello che diceva il professore Navara, per alleggerire il nostro discorso, io ero responsabile dell'equipe di neuropsichiatria che si occupava nelle scuole di fare le diagnosi e quindi di dare sostegno ai bambini. Bene, dicevo questo a quelli che facevano parte della mia equipe, ma noi dico abbiamo dell'influenza notevole, ci chiamano in una scuola per un bambino, nel momento in cui arriviamo noi, questo bambino si moltiplica e ne diventano 5-10 bambini. Dico, c'è qualcosa che non va, siamo noi a procurare bambini handicappati, bambini disabili, che cosa succede? E purtroppo è vero, cioè nel momento in cui ecco, si attivano delle equip, volte gli insegnanti tendono a premere per avere delle certificazioni, non per quel bambino che veramente ha dei problemi, ma per i tanti bambini che hanno delle difficoltà nel loro sviluppo, o comunque gli insegnanti non hanno quella capacità di saperle gestire, e quindi la certificazione serve poi per avere l'insegnante di sostegno, per avere l'aiuto e così via, oppure per semplicemente per
avere un programma dimezzato per non avere non dover rispondere e non dover fare tutti i compiti che gli insegnanti darebbero a questo bambino. Dottor Zappella, il microfono chiuso, dovrebbe riattivarlo. Che diceva come andrà a finire, cioè come cosa succederà da qui in avanti in questa situazione, perché c'è qualche genitore che è anche disperato e che pensa che tanto non succede, non cambierà nulla e che la situazione come evolverà in maniera sempre più negativa, facendo diagnosi sempre più precoci e oltretutto diagnosticando anche soglia, come dicono, sotto soglia, asintomatici, per cui tutti quanti i bambini diventeranno autistici, saranno assistiti e trattati nello spettro autistico. Credo che però noi possiamo sperare che in qualche modo le critiche che stanno sorgendo a livello internazionale a un certo punto riescano a fare cambiare qualcosa. Io penso che siamo sempre di fronte a corsi e ricorsi storici. In questo momento di neopositivismo siamo da circa 3 decenni sotto l'influenza di un tipo di impostazione della scienza che non vede, le componenti ambientali e che mira solamente alle componenti biologiche e meccaniche quasi in questo momento. Io credo che ci siano segni da tutte parti che questa ondata anche tenderà un pochino a finire. Uno dei segni particolari, ad esempio, del ritorno di interesse all'ambiente, poi finisco in fretta, è che, perché voi vi ricorderete che in pratica all'inizio si dava la responsabilità alle situazioni ambientali. Poi ci fu una reazione proprio a questa, il famoso... che portò a una specifica della ricerca. Adesso sentiamo, la sentiamo il dottor Novara, se non erro. Scusa dottor Benetti se l'ho interrotto. No, no, ho finito con un attimo. Dalla finestra la in questo momento si sente disturbato l'audio. Okay. Allora, adesso sì. Ecco, dicevo, c'è una presa di quello che per passare deve, come dire, essere confinato all'interno del sistema. Sotto osservazione il funzionamento di un testo studiato nell'ambito di bambino autistico, che si possa fare bisogna andare su corsi. Lo sviluppo altre persone che possono invece sfavorirlo. Io credo che ovviamente evitando di colpevolizzare dei problemi i genitori, come era stato fatto forse un tempo, però non possiamo trascurare che in molti aspetti noi possiamo modificarli se mettiamo a fuoco gli effetti, cose che tendono a neutralizzazione economica, che può essere lo sviluppo del bambino, che è più facile. Più facile, non ti sente, dottore, non ti sente, si sente disturbato. Non si sente. Troppo non si sente. Forse è un po' di problema con la sua connessione. Bene, vogliamo, se il dottore vuole intervenire, magari. Novara, andiamo verso la. Proprio due parole per finire. Senz'altro dovremmo approfondire la questione della mancanza di privacy rispetto a questa tipologia dei bambini che viene diagnosticata senza alcun rispetto per la loro privacy. Io sto seguendo diversi casi dove vengono dati super sensibili vengono fatti girare con la leggerezza di un elefante in cristalleria. Era un aspetto che non conoscevo e ringrazio appunto perché mi segnalato su questo. Secondo me è l'elemento di debolezza del sistema delle neurodiagnosi. Cioè, se riusciamo a entrare dentro alla questione della privacy, potremmo, cioè, fare il sistema.
farlo inceppare, perché questo è un diritto costituzionale. Certo. Abbiamo, scusate, ho un po' di allergia, sono in pianura padana. Ci sono voluti 15 giorni per sapere che Fedez aveva un tumore al pancreas, solo quando l'ha detto lui. Per sapere che un bambino autistico ci mettiamo un nanosecondo. Nella scuola lo sanno tutti, in un amen. Ecco, questo non è legittimo, è una vera e propria violazione dei diritti dei bambini, e questo può essere, come dire, anche il pretesto per chiedere una rivisitazione del sistema. Però bisogna creare un movimento, un movimento che avete fatto voi, Sara. Bisogna creare movimenti di genitori contro la medicalizzazione dell'infanzia. Ecco, è la prima volta che mi succede, io ci lavoro da tanti anni, è la prima volta che mi succede che c'è una richiesta da parte dei genitori, e questo è fondamentale. Anche perché, come è noto, Sara, cioè, se il genitore non firma, ma non solo, io proprio ieri avevo qua in studio una famiglia pugliese, studio, cioè via Skype, che mi manda la sua diagnosi, una diagnosi anche abbastanza pesante, una DHD, e dice: noi non l'abbiamo mai consegnata, non sanno neanche che l'abbiamo fatta fare, non si sa niente, dipende tutto dai genitori. Il genitore deve firmare, per esempio il sistema degli screening, che è un sistema diabolico, no? Diabolico. Dal mio punto di vista, ma se il genitore non accetta che suo figlio venga sottoposto a uno screening, nessuno può fare nulla, ma lo sanno i genitori. Ecco, quindi secondo me la situazione cambia quando i genitori cominciano a muoversi, e dovete creare, Sara, dei punti di riferimento perché i genitori sappiano quali sono i loro diritti. Qua nessun genitore sa che può opporsi allo screening della scuola, perché questi sono anche degli impostori, vanno in giro a reclutare clienti, come un po', come dire, gli ortodonzisti che vanno a cercare bambini che avrebbero problemi ai denti, quando a volte bisogna solo aspettare che i denti si sistemino da soli. Cioè, sono proprio delle persone in malafede, e i preside consente di andare nelle scuole, ma non possono fare screening sanitari ai bambini se i genitori non consentono. Cioè, ci vuole un movimento di genitori che aiuti i genitori stessi a capire i loro diritti, i diritti dei genitori, no? Quindi il diritto alla privacy, il diritto a rifiutarsi gli screening, il diritto a fare la diagnosi e non consegnarla alla scuola. È un diritto questo. È un diritto. Il genitore può fare la diagnosi e non consegnarla. E queste cose i genitori non le sanno. Ed è un pasticcio. Perché poi vengono messi nel tritacarne ed escono come dei bei salsicciotti. In salsa medicalizzata. Scusate ancora, io vi ringrazio, non so, sono a disposizione. Ecco, il 5 maggio facciamo ancora curare con l'educazione, come ospite d'onore c'è sempre Michele Zappella, abbiamo sempre centinaio, 200 persone che partecipano, peraltro a pagamento, perché è il nostro lavoro. E insomma, ogni anno facciamo 2 o 3 webinar di questo tipo. L'interesse c'è tutto, però è come se mancasse a livello nazionale una cabina di regia. Questa, secondo me, può arrivare solo dai genitori, non dai tecnici. Come ci sono le associazioni genitori per l'autismo, per la dislessia, per la discalculia, per la DHD, per qualsiasi disturbo, no? Perché sono associazioni sponsorizzate da Big Pharma, come si dice in gergo. È ovvio, hanno un sacco di interessi. Ecco, noi non abbiamo interessi, però l'interesse dei bambini, la loro vera salute, viene prima di tutto, insomma. Grazie di cuore. Grazie, dottor Navara, grazie.
Davvero, io pensavo che proprio un'alleanza per il bambino, come ha ricordato il professor Zappella, che parte dai genitori, perché effettivamente c'è bisogno che, ecco, che noi si prenda a mano questa situazione, perché probabilmente altri non possono farlo o non vogliono farlo, ecco. Credo ci siano motivi. E il fatto che la Costituzione, vi ricordo, dica che sono i genitori i tutori dei bambini, insomma, questo ci dovrebbe far pensare. Invece spesso siamo screditati anche da medici, da terapisti, dalla scuola, tutti remano contro, oppure c'è quei genitori che con l'etichetta cavalcano l'idea che il figlio ha l'etichetta, il figlio è malato e quindi si responsabilizzano del loro ruolo e si dimenticano del proprio figlio. Quindi comunque il nostro istituto è un buon punto di riferimento, perché comunque da anni ci battiamo, abbiamo anche una rivista, insomma, anche convegni con tanta gente, la scuola genitori, dove ne parliamo spesso, ecco, il sito lo conoscete, e, insomma, siamo a disposizione, assolutamente. Certo, non ci finanzia né la CIA né il KGB, ecco, quindi, e non siamo in pensione, questo è un altro problema, però voglio dire, siamo in pista, ecco, io non so, il mio orgoglio professionale da pedagogista è aver contribuito a liberare tanti bambini e tanti genitori da quella che appunto il professor Zappella definisce false diagnosi, perché è verissimo, tu vedi un bambino e dici, ma cosa deve avere? Cioè, autismo, ma ti guarda, ti parla, gioca, ma scusate, ma abbiamo perso il lume della semantica, il lume della semantica, ma avrà magari qualcos'altro, qualche incertezza, ma lo dico, guardi, vi rivelo questo, no? A un certo punto ero con un giornalista, stavamo cenando, perché poi io andavo in un teatro a parlare e ceniamo in questo giorno e fa, c'è una persona che ti vuole parlare al telefono e questa era Susanna Tamaro, mi dice, guarda, io ho letto tutti i suoi libri e sono, dice, contentissima, condivido le vostre battaglie, perché appunto anche a me è andato questa etichetta, no, le sapete, no? Dice, oh, se veramente io avessi preso sul serio l'etichetta che mi avevano dato, non sarei qui a fare la Susanna Tamaro. Questo è importante, no? Poi è chiaro che lei a 60 anni ha detto, vabbè, ero o sono una sperma. Ma quello ha ragione Benedetti, è diventata anche una moda. È diventata una moda, ma bisogna assolutamente evitare queste, perché poi finisce che dobbiamo anche foraggiare quelli che si autodefiniscono invalidi, cioè, perché poi adesso a furia di foraggiare tutti non so se riusciamo ad andare avanti, ecco, per cui è veramente importante, io dico, il lavoro che stiamo facendo, dobbiamo farlo con più organizzazione, con più coraggio. Io anni fa con Michele avevamo fatto questo grande convegno a Milano, curare con l'educazione 1000 persone un giorno intero nel Teatro Carcano, ma anche adesso siamo sempre a disposizione, possiamo fare un webinar, 1000 persone le mettiamo su senza problemi, però ci vuole, dobbiamo avere un assist a un'associazione di genitori che faccia servizio, non possiamo farlo noi siamo dei tecnici. Ci vuole un'associazione di genitori, ecco, che verrà subito infiltrata, verrà subito, immediatamente infiltrata. Questo è un paese governato dai servizi segreti. Viene subito infiltrata, però voi li riconoscerete e se mai chiedete a me, vi dico io come riconoscere gli infiltrati. da vecchio pacifista antinucleare li riconosco al volo. L'anno scorso mi sono divertito molto quando facevamo le manifestazioni per la riapertura della scuola, perché continuavano a infiltrarci, era bellissimo.
Era un problema che noi siamo più grandi di loro e li becchiamo subito. Erano molto divertenti. E quindi dovete farci, dovete provarci, perché se voi mi date un assist, è chiaro che facciamo una forza. Cioè, alla fine, anche il movimento degli anni 70 contro le classi differenziali ci aveva dietro l'opinione pubblica. Per forza, i genitori non ce la fanno più, non ce la fanno più, però sono impauriti. Anche ieri mi diceva: ma ho questa diagnosi, io non l'ho consegnata a scuola. E se poi fosse vero, gli ho detto: mi mandi dei filmati di suo figlio, vado da Michele Zappella. Capisce? Cioè, è chiaro, io avevo fatto un piccolo questionario a questa signora, una signora come tutti, siamo tutti pieni d'ansia. Poi dopo 2 anni di pandemia, adesso anche la guerra, la paura nucleare, è chiaro che per qualcuno non può approfittarne. Vabbè, scusate anche questo sfogo, grazie di questa occasione bellissima, è veramente un onore essere con questi grandi colleghi, io sono anche l'ultimo arrivato. Grazie a lei e coglieremo questa cosa, perché come gruppo di genitori siamo affiatati e stiamo pensando appunto a procedere. Guardi che anche la riapertura delle scuole è partita da Firenze. Ci fu la famosa radio, come si chiamava quella radio che lanciò Firenze? È stata una roccaforte nella riapertura delle scuole. Non certo l'Emilia, che è diventata piatta come la pianura padana. Scusate queste metafore. No. E vabbè, la qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Non so, sono sale, comincia a essere tardi, non so, i miei figli fremono, però ora vediamo. Posso intervenire, Sara? Io direi di chiudere e eventualmente poi, come diceva il dottor Benedetti, immaginare dei successivi incontri dove si facciano degli approfondimenti. Va bene, io penso che ha il microfono chiuso se voleva intervenire. Purtroppo, ripeto, io chiudo il microfono, altrimenti si disturba la comunicazione di chi sta parlando. Deve riaprirlo. Ha il microfono chiuso, dottore. No. Il microfono, ecco, mi sentite forse? Sì. No, dicevo che ora... possiamo chiudere anche perché il tempo è passato. Sono molto d'accordo con quello che ha detto Daniele Novara e su queste cose qua, e anch'io spero che si possa formare un movimento per cercare di cambiare queste cose, perché altrimenti noi siamo ognuno nel suo orticello, rischia veramente di disperdere le forze. Speriamo in voi genitori, Sara, e che possiate crescere e portare avanti, avendo come punto di riferimento appunto qualche tecnico, e vedere se questo può veramente crescere come movimento. Io vedo che c'è bisogno da parte di molti genitori, quelli che vengono sono abbandonati a se stessi, a volte avrebbero bisogno anche di un aiuto legale, perché sono sotto le grinfie delle scuole, degli insegnanti che vengono costretti, delle ASL, sono sotto ricatto, non sanno come difendersi, non sanno per nulla quali sono i loro diritti, e poi si scontrano contro un'istituzione che fa paura, hanno paura di rifiutare gli interventi, temono che possa succedere qualcosa. E poi hanno paura anche della diagnosi che rimane come una bolla sulla fedina penale, per così dire, del bambino. Perché oggi ci sono i fascicoli, no? Le pagelle cominciano fino dagli asini nido e poi seguono il bambino, e quindi vengono riportati tutti gli interventi che hanno avuto. Quindi i genitori si pongono, molti me l'hanno posti questi problemi, del come cercare di cambiare le cose in questo momento, perché altrimenti è veramente una situazione... di mala sanità, secondo me, qua, e di una crisi sanitaria grossa, insomma. Solo che in questo momento, certo, ci è capitata la pandemia e poi anche la guerra, attirare l'attenzione su questi temi è piuttosto difficile. Però io direi, se riusciamo ad andare avanti, mi sembra un'ottima cosa. E quindi sono molto contento che siamo riusciti a fare questo primo incontro. Bene. E quindi sono contento di aver visto tutte queste persone di nuovo e di poter aver passato un po' del pomeriggio insieme, e quindi speriamo di rivederci presto, quindi. Sì, creeremo un altro incontro, un altro... Per ora è anche comodo abbastanza via in webinar, via internet. Va bene?
Sara, magari mi mandi i suoi contatti, Sara, non so se ce li abbiamo, forse li ha con la mia segretaria, così ci aiutate anche a far girare il webinar su curare con l'educazione. Okay? Certo. Avete la mia email, altrimenti... Benissimo. Bene. Io vi devo salutare, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a Giacomo che ha curato appunto la parte tecnica informatica. Grazie, ciao Michele, arrivederci. Arrivederci, grazie Giacomo. Grazie a tutti. E ha reso possibile questa cosa a livello tecnico. Grazie. Ciao, bella, un saluto, a presto. Arrivederci. Arrivederci. Bene, salutiamo anche noi a questo punto.